Incontriamo a questo convegno intitolato Cantiere Europa Antonio Motteran, che è qua tra i fondatori ormai del cantiere, lo ricordiamo sempre, molto simpatico, gentile con Liberi TV, e abbiamo ascoltato il suo intervento in cui in qualche modo invocava una nuova dimensione del tempo per la politica. Una politica che non sia, diciamo, attaccata alla conservazione e soprattutto che riesca a staccarsi dalla gestione delle emergenze e veda un po' più avanti per poter pianificare, progettare, anche sognare. Sì, in questo ultimo periodo ho avuto modo di venire a contatto con questo tipo di realtà e, riflettendoci, devo dire che è abbastanza preoccupante se non ce ne accorgiamo. Esiste una perpetuazione del presente. In Europa è diffusa la convinzione che si possa mantenere tutto ciò che si è acquisito con ordine, con tranquillità, e che sia un diritto che abbiamo. Sicuramente è possibile continuare a progredire all'interno dell'Europa con il nostro stile di vita, però non possiamo dimenticare o non tener conto che così come la cultura della medicina, dell'economia, della scienza in genere, delle tecnologie è in continua evoluzione, o anche delle comunicazioni, hanno acquisito oramai delle velocità sorprendenti, allora c'è da chiedersi: ma per qual motivo non deve prendere velocità anche la scienza della convivenza? La politica altro non è che la modalità di capire come fare per convivere insieme. E allora oramai è urgente riuscire a inventare delle nuove modalità per riuscire a far sì che coloro che devono portare avanti la politica, i metodi della politica, possano trovare delle convergenze, ma in certi tempi, perché le velocità di evoluzione della scienza, della tecnica in generale, come ho già detto prima, devono sempre più in parallelo vedere crescere anche le modalità di convivenza dei popoli, che ormai stanno confluendo uno verso l'altro, e occorre una scienza della convivenza che li faccia convivere. Qui non c'è più un problema di moralismo, di religioni o altro, qui c'è un problema di sopravvivenza. Beh, questo qua, diciamo, siamo in tema con l'abbattimento delle barriere in Europa, dei confini. È molto molto pertinente quello che dici, perché oltre a una dimensione, diciamo, quasi metafisica, temporale, progettuale, è proprio una necessità che si sente quella oggi di prendere, di affrontare definitivamente il discorso delle barriere, dei confini, del qua sto io, di là stai tu, non voglio che vieni di qua, quindi questo barriera diventa da altri 2 metri, 6 metri, 8 metri, però poi dopo si verifica empiricamente che non servono a niente queste barriere, in qualche modo qualcuno le aggira, perché dove c'è poi umanamente il moto che fa sì che dei popoli trasmigrino, non si fermano davanti ai muri poi, insomma, ecco. E quindi è molto pertinente anche, appunto, una dimensione materiale dell'Europa che dovrebbe in qualche modo abbassare, orizzontalmente appianare questi muri. Sì, la perpetuazione del presente, come ho detto prima, per gli europei significa sostanzialmente star bene, ma la perpetuazione del presente per coloro che non stanno bene, come i popoli che vivono con poco o niente, è naturale che non può funzionare. Bisogna capire con quale politica, con quale scienza della convivenza noi possiamo creare delle condizioni di una convivenza comune. Tanto lo sappiamo, i limiti del pianeta sono oramai stati constatati in termini di risorse, di dimensioni. La demografia del pianeta ha superato i 7 miliardi e si dice che si andrà a 9 miliardi, ma come facciamo, se non ci pensiamo prima, a creare condizioni di convivenza per tutta questa popolazione così numerosa, dato la necessità di dare a tutti quello che sta scritto nella Carta dei diritti dell'uomo, che riguarda la dignità della persona? Secondo me, le generazioni che sono giunte fino a qui, come la mia,
non hanno le caratteristiche per poter inventare una nuova scienza della convivenza. Possono aiutare, consigliare, sono i giovani, le nuove generazioni che assolutamente dovranno essere coinvolte. Il cantiere si propone proprio di capire come fare per escogitare modalità di coinvolgimento dei giovani. Come fare per eliminare gli elementi bloccanti di tutti i tipi che riguardano gli interessi, i privilegi, le vecchie abitudini, i diritti acquisiti e non del tutto giustificati o altro, e apre le porte ai giovani affinché possano avere un posto dove cominciare a ragionare in un certo modo. Non ci deve essere nessun arrivismo, nessuna modalità di tutto ciò che appartiene alla permanenza delle cose che sono. Bisogna cambiare completamente mentalità e cambiare cultura per aprirsi a una nuova cultura. I giovani hanno la forza, il coraggio, e io lo chiamo patriottismo. Cominciamo con l'Europa, cominciamo con un patriottismo europeo. Invito al passaparola, passiamo parola, diventiamo più forti insieme. Non è che io voglia andare a pensare o proporre grandi cose, ma è dalle piccole cose, un passo alla volta, che si possono fare delle grandi cose insieme. Sì, sì, senz'altro queste sono grandi parole, e anche un pochino la prospettiva che bisognerebbe cambiare è quella dell'obiettivo. L'obiettivo sembra sempre, si è sempre pensato che sia un punto fermo a cui arrivare, ma poi in realtà è un trampolino per poi un altro obiettivo, quindi in realtà c'è tutta una prospettiva fluida. Come fluida è la condizione umana, che non possiamo, io penso, più pensare che gravata da grandi iniquità, grandi differenze, possa dare la possibilità di mantenere lo status quo, perché oggi, quando a distanza di poche migliaia di chilometri, diciamo, una persona viene a sapere che al di là di una catena montuosa o di una barriera le condizioni di vita sono completamente diverse, molto migliori delle proprie, e lo viene a sapere, magari una volta non lo veniva a sapere perché non c'era possibilità, non c'erano strumenti, certo, eccetera, è chiaro che si innesca un qualcosa di fluido. Oramai è già stato detto, siamo in una società liquida, dove tutto ciò che permaneva se ne sta andando, e pertanto quello che è fondamentale è rendersene conto, inventare una nuova aperta società con una regolamentazione nuova, e sapendo tutti ormai a questo punto che l'obiettivo a cui tendere nel futuro è la convivenza mondiale. E quindi un passo è sicuramente l'Europa, ma poi ci sarà altro passo che non riguarderà queste generazioni ma quelle dopo, che consisterà nell'unire i continenti per avere questa convivenza mondiale. Se questo non si fa, dopo di noi, e questo non è pessimismo oppure il copione di un film, resteranno sicuramente degli esseri viventi, ma potrebbero essere non noi ma le formiche. Grande Antonio Motteran, abbiamo pensato il futuro e immaginato il futuro. Grazie Antonio Motteran. Grazie a voi.